Continua la corsa inarrestabile del treno targato Montesano 2006. Arrivano infatti ancora altri 3 punti al Gagliardi di Montesano sulla Marcellana proprio nel derby contro i cugini del Villa San Nicola nella sfida giocatasi domenica mattina sotto un piacevole sole invernale. Un 3-1 per gli uomini di Mister Cicchetti che permette loro di posizionarsi sul primo gradino del podio in solitario candidandosi come squadra da battere. Al via dell'ottimo direttore di gara Marrazzo di Nocera, le due formazioni iniziano a fronteggiarsi senza mai pungersi sul serio. Bisogna attendere il 20esimo infatti per vedere il primo sussulto della gara. Su una respinta della difesa in maglia gialla, Federico Rotunno controlla e calcia bene la sfera che impatta contro la traversa della porta di Bevilacqua. Lo stesso Rotunno ci riprova stavolta di testa al 26esimo sugli sviluppi di un corner, ma la palla esce al lato. Al 29esimo è ancora il Montesano 2006 a farsi pericoloso con il colpo di testa in aria del condor Giuseppe Salamone. Bevilacqua è attento a non farsi beffare e devia in angolo. Passa un minuto e Giovanni Polito ha una buona occasione di concludere a rete di destro, ma l'esecuzione è da ricalibrare. L'ultima azione degna di nota della prima frazione è il tiro di Vitale che calcia dal limite con il piede non preferito e spedisce la palla di poco oltre la barra orizzontale. Le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0. Nel secondo tempo, gli atleti di Mister Cozza riescono a comprimere le azioni degli uomini di Mister Cicchetti con un pressing sul portatore di palla e sfruttano la forza fisica del reparto difensivo. L'11 di Mister Cicchetti riesce a rendersi pericoloso solo con azioni individuali. All'ottavo minuto è Cartolano a tentare l'affondo a sorpresa verso la porta difesa dalla Rocca. La palla passa poco distante dal palo. 8 minuti dopo, però, si sblocca il match. Salamone dialoga con Rotunno e repentinamente lascia partire un bolide che tocca la base della traversa e oltrepassa la linea di porta, secondo il signor Marrazzo, che convalida il gol nonostante le proteste avversarie. La reazione del Villa San Nicola è nel destro su punizione di Chiodi. La Rocca si fa trovare pronto. Al 27esimo la Rocca è attento nel compiere una bella parata sul tiro di Barbella, ma dopo pochi secondi è ingenuo nel concedere una punizione in aria sui cui sviluppi arriva il pareggio di Radesca, che di destro fa scoppiare la gioia dei tifosi sugli spalti e di tutta la panchina locale. Tutto si riequilibra fino al 35esimo, quando Polito, servito da Danzé, si invola verso l'area avversaria e Antonio Toscano non può far altro che atterrarlo, ottenendo così l'espulsione dal campo. Dal dischetto è il Condor Salamone a siglare il 2-1. Prima del triplice fischio c'è gloria anche per Enrico Vitale, che su punizione toglie la ragnatela dal 7 con una bella esecuzione mancina sotto gli applausi degli spettatori soddisfatti del bel match visto.